E bentornati in questo nuovo episodio di F123 con la nostra Subaru Baracca dalla caldissima e umida Florida, da quel di Miami passiamo ad Imola per il nostro GP di casa, perché ricordiamo ovviamente che la nostra Subaru Baracca ha due sedi, una a Milano e l'altra a ben 18 ore di distanza a Pizzo Calabro, quindi siamo ovviamente più vicini a Milano, siamo ad Imola, qualifica bagnata come in quel di Miami se non sbaglio, proprio appunto, ma questa volta ho potuto effettuare le prove libere, uno sul bagnato, quindi in tranquillità ho imparato tutte le i punti di frenata, i punti di staccata, e poi mi sono fatto anche le prove libere 3 sull'asciutto e devo dire ragazzi che sembra, ho avuto buonissime sensazioni. Ora vi lascio ovviamente alla qualifica e noi ci rivediamo in griglia per la gara. Buongiorno e benvenuti a Imola, circuito di casa della scuderia Ferrari. Oggi ci aspettiamo una marea di fan in rosso e sicuramente una gara sensazionale. È tutto pronto per la partenza qui al Gran Premio dell'Emilia-Romagna. La pista di Imola è lunga quasi 5 km, con 19 curve, 9 a destra e 10 a sinistra. Ricordiamo che Imola è diversa dagli altri tracciati di Formula 1, dato che viene percorsa in senso antiorario. L'uscita dalla curva 18 ci porta verso il rettilineo più lungo del circuito, nonché verso l'unica zona DRS. Aspettiamoci di vedere sorpassi a catena in questa sezione del tracciato. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. C'è Carlos Sainz in pole position oggi, con Charles Leclerc al suo fianco. Per quanto riguarda il resto della griglia, Perez, Verstappen, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, il tristo mietitore, Norris, Ocon, Bottas, Oscar Piastri, Gasly, Zhou, Tsunoda, Magnussen, Albon, Hülkenberg, Stroll, De Vries, Besti e Logan Sargeant. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. P8 ragazzi, P8 in questa qualifica bagnata, che per fortuna c'erano anche le FP1 bagnate, quindi ho potuto imparare meglio la pista per questa qualifica che ci è andata molto 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 bene. Ovviamente noi sconsiamo un pochino l'ordine perché abbiamo Ferrari, Red Bull, Mercedes e poi Aston Martin, Subaru, Baracca, che rovina un pochino la sequenza, però meglio così. Ovviamente siamo qualificati anche al nostro rivale Piastri, che è cosa buona e giusta sempre, e direi di guardare un pochino questa strategia di gara, perché abbiamo soft e media che probabilmente non riusciremo a completarla così la gara, visto che la soft, se entriamo al decimo giro, sarà molto usurata. Però come carico del serbatoio, portarci 2,5 giri, come ci suggerisce qui, secondo me ci sta, perché questa è una pista che ciuccia molto il carburante, quindi dovremmo, cioè facciamo bene a portarcene un pochino di più. Allora, io lascio questa strategia, anche se sicuramente non la seguiremo, perché probabilmente entriamo prima e invece della media montiamo una hard, probabile, non ne ho idea, però proviamo a seguire questa strategia e va bene così, poi vediamo come va. Attenzione però, attenzione sui motori, 4, 5 e via, si parte bene, ci portiamo subito all'esterno, attenzione che qua è pericoloso, quarta posizione, non ci credo, fermi, calma, non... rimaniamo calmi gentilmente, Mamma, Sainz è partito malissimo, da primo a quinto si è fatto infilare un pochino da tutti qui, si è fatto infilare un pochino da tutti. Parte Leclerc che rimane lì,
Però Verstappen, una super partenza, super partenza. Da quarto a primo. Noi da ottavi a quinti, attenzione, no, a quarti, scusate. Da ottavi a quarti abbiamo dimezzato la nostra posizione in griglia. Mamma mia, non ci credo, non ci credo. È una cosa fantastica. Ora però bisogna andare belli con calma. Perché in quelle prime due varianti si fa, è facile andare fuori pista, è facile uscire fuori e perdere tutto ciò che abbiamo guadagnato in questo primo giro. Anche perché basta prendere un pochino il cordolo interno, questo giallo, il cordolo, il bump giallo, e si finisce fuori. E si finisce fuori, quindi bisogna fare parecchia attenzione, parecchia attenzione, parecchia attenzione, perché è facile perdere, è facile perdere il tutto. Addirittura giro veloce, cioè primo settore veloce il nostro, non credo, non credo, non credo. Vabbè che qui davanti sono in lotta fra di loro, ma noi siamo in lotta con noi stessi, quindi non so chi stia messo peggio, forse noi. Noi siamo il nostro peggior nemico, non gli altri. Il nostro peggior nemico siamo noi. Attenzione, perché sta pista ha una sola zona di DRS, quindi bisogna aspettare il quarto giro per poter aprire l'ala mobile. E se riusciamo a rimanere così, così vicini, così attaccati, Potremmo sfruttarla per andare a prendere Perez, anche se ovviamente addirittura addirittura no, vabbè, ma che cosa è successo? Che cosa è successo, ragazzi? Che cosa è successo? Non sono abituato a vedere queste cose. Non ci credo! Mamma mia! No, no, fermi tutti. Calma, 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 calmiamoci. Calmiamoci, 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 calmiamoci. Nonna, la gatta frettolosa fece figli ciechi. Stiamo tranquilli. È solo una soluzione temporanea, Solo una soluzione temporanea. Tranquilli. Mamma mia, oddio, che ansia, ragazzi, non mi sono mai ritrovato in questa situazione. Cos'è, ad Imola, tutto è cambiato, Comunque c'è un feeling completamente diverso tra Miami e questa Imola qui. Qui mi sento veramente, veramente molto molto bene, devo dire. Ho un feeling pazzesco con questa pista. A Miami era qualcosa di bruttissimo. Era veramente qualcosa di brutto, 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 il feeling che si aveva. Qui invece l'auto scorre che è una meraviglia. L'auto va benissimo qui. Bella, bella, bella. Ovviamente stiamo iniziando a perdere un pochino. Perez perde la posizione addirittura su Hamilton. Mamma mia, Perez che è primo in questa classifica mondiale, nella classifica piloti. A differenza di ciò che sta succedendo nella realtà. Che tra l'altro io sono, vabbè, sono 2-3 giorni dopo la notizia del ritorno di Daniel Ricciardo in Formula 1 come pilota, per andare a sostituire De Vries in Alfa Tauri. Andrà ad accompagnare per tutto il resto della stagione Yuki Tsunoda. Io sono contentissimo per Daniel Ricciardo, per il ritorno di Ricciardo. Però ovviamente dall'altra parte mi dispiace per De Vries, perché essere cacciato così dopo 10 gare con l'auto peggiore in pista, con l'auto peggiore in griglia, non deve essere semplice. Sicuramente è una bella batosta che ti vai a prendere. Però sono contentissimo per il ritorno di Ricciardo. Che bello,
Ovviamente io sto registrando, come già detto, sono 2 o 3 giorni più o meno dalla notizia di Ricciardo, quindi sto anche registrando addirittura prima che esca la gara di Baku, perché sti giorni mi sto divertendo come un pazzo a registrare sti episodi di Formula 1, anche perché non voglio perdere la mano ora che mi sto abituando alla guida pulita. Non voglio perdere la mano, l'abitudine, e quindi le sto registrando un pochino una dietro l'altra. Praticamente tra una gara e l'altra di registrazione passa almeno 2 giorni probabile. Quindi è facile è facile portarsi avanti in questo momento con le gare. Attenzione però, attenzione, perché c'è Hamilton ovviamente col DRS, che facciamo passare tranquillamente. Ok, concentrazione. Perché noi non abbiamo più neanche la batteria, attenzione che alla videocamera che ogni tanto si sta bloccando in questi giorni, quindi non vorrei avere ulteriori problemi anche in questo senso. E ovviamente adesso le gomme medie di Perez, di Sainz, di Verstappen, se non sbaglio, iniziano a fare la differenza. Io vorrei rimanere attaccato ad Hamilton, ma ste gomme ormai ci stanno abbandonando. Attenzione, mamma mia, sti salsicciotti gialli qui sono fenomenali. Sono micidiali. Dai, non voglio perdere la posizione pure su Perez, eh. Dai. Dai, andiamo a prendere Hamilton, dai. No, siamo fuori dalla zona di RS. Siamo fuori. Ovviamente adesso arriva Perez, che c'ha tutta la scia disponibile, tutto l'ERS, tutto il DRS. Noi abbiamo finito tutta la batteria, abbiamo finito tutto quanto. Adesso ci tocca solo difendere con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti su Perez, anche perché Hamilton sembra essere ormai andato per noi. Stiamo creando un pochino il tappo per questo gruppetto di auto dietro, fino ad Alonso addirittura. Mamma mia, sono tutte dietro di noi, eh. Qui ci basta un micro errore e ci ritroviamo fuori dalla zona punti, eh. Basta veramente poco. Ah, sta curva maledetta. Maledetta sta curva, maledetta. No, lì, qui non si può. Qui non si può. Qui non si può, Perez, ma sei pazzo. Perez, sei pazzo! Che cosa voleva fare? Ma dove voleva passare? Da dove volevi passare lì? Sei un pazzo, ma gli avrei potuto lasciare tutto lo spazio del mondo per quella curva. Non sarebbe mai riuscito a passarci. Iniziamo a perdere. Dobbiamo riuscire a rimanere attaccati però, dai! Spingi Giovanni, spingi! Giova, spingi! Portala al limite sta Subaru Baracca! Fagli vedere che stiamo raggiungendo il super livello della Subaru Baracca, la Subaru Baracca Super! Dai! No, siamo fuori, attenzione a sta curva. Che qua è che perdiamo anche un pochino. Perderemo sicuramente la posizione anche su Sainz. Purtroppo. Ma se entrassimo in 21esimi, montiamo. Porco due. Sapete che vi dico, ragazzi? Si entra adesso.
Per forza, stavamo ben oltre la soglia di usura media. Eravamo troppo in là. Secondo me ci sta fare il pit adesso. Ottima entrata, sembra una sosta ok. È vero che si esce di nuovo molto lontani, però sono sicuro che si può fare bene. Con questa strategia così, con l'hard, possiamo fare bene. Va bene, ragazzi, visto che siamo ovviamente molto lontani da tutto il gruppone che c'è davanti, mi faccio questi giri in solitaria e ci vediamo quando inizia il valzer dei primi pit stop e vediamo se riusciamo a ritornare in pista, anzi se loro rientrano in pista dietro oppure avanti a noi. Vediamo quante posizioni riusciamo a perdere o a guadagnare. Sono iniziati i primi pit stop, ci ritroviamo un pochino nel traffico noi, ma non dovrebbe essere un problema perché più di qualcuno dovrebbe rientrare. Magari a ste due curve abbiamo perso un pochino, a ste due curve abbiamo perso un pochino, ma va bene comunque. Vestiti devi fare da parte. Norris rientra per la sosta. Vesti, bravissimo, Vesti. Bravissimo. Va bene, ha perso la posizione, ma non me ne può fregare di meno. Tanto non prendere punti per non prendere punti, Vesti, non mi interessa in che posizione arriva. Tanto è sempre fuori lui, sempre fuori dalla zona punti. Non che noi ci siamo mai rientrati, Non che noi l'abbiamo mai fatto. Però, nel senso, abbiamo più possibilità noi di entrare a punti che lui. Quindi mi dispiace, ma bisogna essere bastardi e pignoli. Abbiamo Hamilton davanti, che non so se è entrato a fare il pit. Hamilton. Non ne ho la più pallida idea. Però sono entrati gli altri, Vediamo dove usciamo. Hamilton c'ha pure il DRS di Zuba, stardone. Attenzione. Si esce davanti alla Ferrari di Sainz. E siamo quinti. Safety car! Oddio, safety car! Safety car. Non so se è una cosa buona prenderla adesso la safety car. Però credo proprio di sì, Credo proprio di sì. Ci risparmia un pochino di gomme. Che bello. Anche se ovviamente alla ripresa della gara ci ritroveremo un pochino in difficoltà. Però. Vediamo come rientriamo. Vediamo come va. Mo ovviamente al rientro da questa safety car, quando rientrerà sta safety car, faremo fatica noi, perché davanti abbiamo solo auto con gomma migliore della nostra. Abbiamo la media di Hamilton, la rossa di Perez, la media di Leclerc. Poi abbiamo la... chissà cosa ha montato Verstappen. Non riesco... La hard di Verstappen. Attenzione quindi, perché c'è la possibilità che Verstappen perda qualcosa, C'è la possibilità, attenzione. L'hard non è sicuramente la gomma migliore con cui ripartire da questa safety car. Chissà quando rientrerà sta safety car, però. Siamo al tredicesimo. Vediamo quando rientra.
Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante Ok, rientra in questo giro la safety. Ricorda che non puoi superare inizio del quindicesimo. La safety car è fine del quattordicesimo, inizio del quindicesimo. Da una parte sta safety ci voleva perché ci ha permesso di riavvicinarci al gruppo, a questo gruppetto davanti. Dall'altra parte però con questa gomma hard facciamo sicuramente fatica alla ripartenza. Dai. E dato sorpassare va benissimo. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo. Dai. Guarda come difende l'interno Hamilton. Attenzione perché Verstappen è partito a bomba. Verstappen è partito a bomba, altro che con la hard si ritrova addirittura forse a un secondo da Leclerc già. No. Cerchiamo di guidare per bene, per favore. Cerchiamo di guidare per bene. E qua è facile sbagliare, è facile. Concentrazione. Concentrato Giovanni, concentrato. Dai, bravo così Giovanni. Bravo Giova, bravo, la leggenda di John. Questa è la leggenda di John. Che si ritrova nel Gran Premio di casa a competere in una posizione che non gli spetta sicuramente, ma che si è guadagnato di diritto. Una quinta posizione al momento che fa ben sperare alle sorti e anche alle casse di questa Subaru Baracca, che sia il primo di tanti weekend in cui possiamo vedere questa Subaru Baracca ambire a posizioni più alte rispetto a quelle per cui ha gareggiato e ha concluso nelle passate gare, fino almeno a quella, alla gara di Miami, dove già si è visto qualche risultato migliore, anche una guida più pulita, più tranquilla, più bella, portata fino alla dodicesima posizione e adesso in quel di Imola, nella prima gara di casa della stagione, ci portiamo ovviamente ad un quinto posto che ci porterebbe in casa tanti punti. E dobbiamo cercare di mantenerla sta posizione. Dai, perché Sainz ha la nostra stessa. Gomma. Dovrebbe far fatica anche lui, Per questo momento però ne fa poca. Da questo momento anzi ne farà poca, perché ovviamente col DRS abilitato si ritroverà una marcia in più quel Sainz qui dietro, cosa che noi ormai abbiamo già perso rispetto ad Hamilton. Ovviamente gomma più, sicuramente più fresca, visto che loro sono entrati dopo, più performante perché è una mescola più morbida della nostra. Ovviamente vanno più veloci di noi. Però si sono già formati i primi gruppi, di nuovo. Il nostro fino a più o meno a metà. Mamma mia. Perché? Che è successo? Altra safety? Volevo mettere un'altra safety magari? Non ci sono problemi per me, Kevin Magnussen è fuori dalla gara. Attenzione. Ovviamente niente safety perché le vie di fuga qui sono abbastanza ampie, ma credo che non abbia rotto perché si è scontrato, non credo non abbia avuto alcun tipo di incidente, ma credo che sia stato qualche guasto al motore. Sicuro. Oh mamma, che ansia! Sainz dietro mi mette un'ansia incredibilmente alta.
Sto sudando per Sainz, per colpa sua. Vedere rosso dietro fa male. Fa male, fa male al cuore. Fa male al cuore. Vabbè, ormai è andato, dai. Ormai è andato. Ma mi accontento, mi accontento, mi accontento. Va bene, riusciamo a rimanere dietro Sainz? Io lo spero. Io lo spero. Spero che abbia anche un piccolo crollo, magari, anche se probabile che siamo nelle stesse condizioni di usura, visto che noi siamo entrati praticamente 3 giri prima, po', 2 giri prima sicuri. No, Alonso, non fa lo stronzo, eh? Alonso, non fa lo stronzo. Alonso, non fa lo stronzo. Qui perdiamo, mi sa, un bel po' di posizioni in questi ultimi giri, eh? No, no, no. Alonso, ma che cazzo ti viene in mente? Ma è pazzo. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo in delta. Ma è pazzo. Rallenta e mantieni il delta positivo. C'è stato un incidente che ha causato un alto numero di detriti. Pazzo proprio Alonso, è un pazzo furioso. Abbiamo carburante su maledetto. Un pazzo, un pazzo. Si riparte dalla virtual. Noi abbiamo perso un Russell. Che fai? Noi abbiamo perso un bel po'. Io la odio la virtual, non ha senso di esistere la virtual safety car. Abbiamo perso almeno un secondo, forse anche due, secondo e mezzo da Sainz. Ovviamente su Russell, ovviamente su Russell abbiamo perso, e quindi è rimasto più incollato di prima. Più incollato di prima. La virtual non ha senso di esistere. La virtual non ha proprio senso di esistere. Ma va bene, dai, è rimasto un giro e mezzo. Se riusciamo a rimanere così, anche una settima posizione in realtà ci andrebbe più che bene. Però dobbiamo riuscire a mantenerla, eh. Dobbiamo riuscire a mantenerla. È difficile rimanere qui. È difficilissimo rimanere qui. Devo risparmiare un po' di ers. Attenzione, eh? Attenzione, attenzione, dobbiamo essere più furbi e più veloci di Russell. Dai, lui è a 5 decimi. 5 decimi non li raggiungo, non li recupera mai qui. Buono. Buono, 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 buono. Buono, buono, buono. Ora dobbiamo guidare praticamente con l'attenzione al massimo. Con la concentrazione al massimo. Russell. Russell, 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 Russell. Vedi che a fare lo scemo. Vedi che a fare lo scemo si perde, eh? Lo vedi? E ora ci dobbiamo difendere da Ocon. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Sta succedendo di tutto in questo finale di Imola. Stard incomprensibilmente non mi regge più. Stard incomprensibilmente non regge più. Inizia a slittare poco poco. Inizia a slittare poco poco. Però siamo alla fine. Siamo alla fine. Siamo alle ultime due curve prima della fine di questa gara. Mamma mia, sì. Sì, una super gara. Una super gara quella di Giovanni Storti nel Gran Premio di casa. Con una sesta posizione guadagnata e lottata, finisce così il Gran Premio di Imola. Sì, finalmente a punti, finalmente a punti. Sì, sì Giovanni, sì Giovanni Storti, sì Giovanni, sì Giovanni. Che bello, che bello, che bello, sono proprio contento ragazzi. Mamma mia, che lotta.
al cardiopalma sta gara. Probabilmente la gestione delle gomme è stata, mamma mia, un'ansia incredibile fino all'ultimo giro di gara. Fino all'ultimo giro di gara, safety car e virtual safety car tempo sul giro, senza che ci hanno messo un pochino in difficoltà, la verità, però ci siamo comportati bene, dai, ci siamo comportati molto molto bene. Verstappen sul podio, sul gradino più alto, primo, vince questa gara. Poi abbiamo Hamilton e Perez. Quindi Hamilton dopo è riuscito a sorpassare Leclerc e Perez pure, perché Leclerc era secondo, sì, quindi Perez si è preso la posizione su Leclerc e poi anche Hamilton. Va bene, mamma mia, che bella gara, ragazzi, che bella gara, wow. Contento, sono proprio contento, la verità, spero che vi sia piaciuta sta gara, perché è stata la migliore fino ad adesso. La migliore fino ad adesso. 8 punti. La rivalità procede sempre meglio, 22-17 contro Piastri, e si alza anche la nostra fama. Arriviamo al livello 8 della scuderia. Denaro arrivante anche dagli sponsor. Benissimo, ragazzi, benissimo. Ora dopo Imola non mi ricordo che gara c'è. Oddio, non ricordo. Il Gran Premio di Monaco. Oddio, no. Il Gran Premio di Monaco. Oddio. Oh mamma. No, vi prego. Perché? Perché? Perché tutta questa? Perché tutta questa? Perché? Perché tutta questa? Perché? Sicuramente ci conviene fare posizionamento batterie. Sicuro, poi con 300 mi sa che non compriamo nulla, no. Ci sarebbe il Beam Wing, però costa 200 di più di quelle che abbiamo. Ovviamente, sicuramente riusciremo a prenderlo magari durante le prove libere di Monaco. Mamma mia, che brutto arrivare così a Monaco. Non mi piace proprio, però ce la dobbiamo fare. Intanto voglio vedere un attimo con la ricerca e sviluppo. Siamo terzultimi sopra Williams e Alfa Tauri, ma con i prossimi aggiornamenti dovremmo uscire più o meno vicino ad Alpine, sopra Haas e sopra Alfa Romeo, quindi a metà classifica, diciamo. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo. Io vi do appuntamento ovviamente per il Gran Premio di Monaco, dove non mi aspetto sicuramente grandi e belle cose, anzi mi aspetto grandi e bruttissime cose, però tant'è che il Gran Premio di Monaco comunque ce lo dobbiamo fare. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi do ovviamente appuntamento al Gran Premio di Monaco ad un prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.